la cassa, la copertura la mettiamo qua e cominciamo. Questo allora, tu, questo è tuo cosa? Tiralo fuori. Questo lo prendo subito. Questo lo pigli subito, questo, che cos'è? Non quello che pensate tutti, che prendo subito, però... Questo è un bellissimo New Era. Questo io quando streamo me li metto, quindi... Swag. Swag. Perfetto. La prova. Sembra Italian Dog. No, è la... è la testa minuscola, bro. Cosa? Bro, prova! Guardatelo col berretto, ragazzi. Ma è un ragazzino speciale. Testa questo le faccio vedere io. È un'altra, un'altra, che cos'è sta roba? Queste sono le mie preferite. Queste qui sono le cuffie HyperX Cloud Revolver S. E queste cuffie io le uso su PUBG. Ragazzi, l'avete visto gli X-Men? Bene, queste qui vi fanno entrare dentro gli X-Men. Genoma X garantito con queste cuffie. Super udito. No, non sto scherzando, davvero. Sento le persone tipo su PUBG. Faccio secondo piano di buona fortuna. Sta lì. Tipo, c'è una macchina che si muove forse a 500 metri da qua. La gente fa, ma dove? Non la sento, io non la sento. Oh, tutti so, e secondo me giochi solo questo. No, davvero, io da quando le ho prese, le ho provate a Lucca per la prima volta. Me se non ti servono, manda qui a Taranto, devi Azaria, eh. Ligios, nulla, stiamo facendo uno spacchettamento che è già finito. Spacchettiamo. Spacchettamento, ragazzi, spacchettamento epico. No, lo facciamo per voi, ragazzi. Facciamo per voi, giusto. Qual è? No, siamo lì. Stiamo là, Stiamo no, là. No, sono proprio io che tu hai le mani giganti di... Io ho il gigantismo alle mani, tu alla testa e alle mani. Ma no, ma non ti ricordi la meme quella di... Come si chiama? Quello che faceva il cantante e ora fa le foto su Facebook. No, dai, no, quello no, me lo dicono tutti. Se poi esce fuori le cose cattive. Ah, ragazzi, Morandi. Le mani giganti di Morandi. No, perché io lo prendiamo per il culo perché c'ha le mani giganti di Morandi. No, non toccatemi Morandi che adoro Morandi. Comunque sì, quindi Giorgio abbiamo scoperto che è il Morandi. È il Morandi del MOBA, quindi dopo quando andate in live da lui è il Morandi del MOBA. E Sghere Boys, il vostro Powerone nazionale qui con un video marketato sell out. No, scherzo, niente di tutto questo. Mi avete visto fare lo spacchettamento epico, finito bene, con Sara e Lapo, in arte Curo Lili e Terena Sterzo. E abbiamo spacchettato un pacco di HyperX, dove c'erano un paio di cuffie. E sono qui proprio per approfondire, in questo caso, le cuffie. Chi segue la mia streaming ogni giorno, comunque da... a un mese, sa che ho utilizzato diverse cuffie e da quando ho avuto le HyperX Cloud Revolver S tutto è cambiato. Come sapete gioco a PUBG, un gioco in cui il sonoro è molto importante. Perché? Perché i nemici possono essere ovunque, i piccoli rumori mi possono far capire dove sono i miei avversari o cosa stanno facendo, se si sono accorti di me, se mi stanno aspettando, se si sono nascosti, o addirittura capire la direzione degli spari quando mi trovo, in questo caso, nella mappa e non vedo gli avversari. Grazie a queste cuffie sono riuscito a fare questo, riesco a sentire addirittura macchine a centinaia di metri all'interno del gioco, riesco a capire la direzione degli spari senza vedere gli avversari e così via. E quindi sono qui proprio per spiegarvi il perché queste cuffie sono ottime. La prima cosa è perché hanno il Dolby e tramite sono tramite attacco USB e come sapete io partecipo a LAN, eventi e così via e mi porto sempre i miei hardware perché essendo un giocatore di FPS ho bisogno dei miei accessori, dei miei hardware che uso quando gioco per essere nella mia comfort zone. E quindi delle cuffie del genere prendi plug and play, premi il tasto per il Dolby che ve lo faccio vedere che è sempre attivo e si vola. Veramente una cosa semplicissima, poi posso modificare ovviamente il suono con la rotellina del volume, posso alzare o diminuirlo e stessa cosa per quanto riguarda il mio microfono. Da quando ho queste cuffie avete visto la differenza nel gameplay, che riesco ad accorgermi di persone che effettivamente nemmeno in streaming si sentono, perché comunque ovviamente la qualità dello streaming dell'audio non è come quello che sento io in cuffia. Comunque sono delle cuffie 7.1 con il Dolby. Io vi consiglio a tutti di prenderle se potete, specialmente se giocate a FPS o in questo caso dei Battle Royale, perché nei Battle Royale il sonoro è importantissimo per capire dove sono gli avversari o cosa stanno facendo, quindi per preparare un'imboscata, per capire dove lanciare delle granate in una casa, per sapere se uno si è nascosto, da dove vi stanno sparando, come ho ripetuto prima. E ragazzi, questo è tutto dal vostro Paolo Nazionale, ci si becca, let's go baby, HyperX Cloud, Revolver.